Poi, soprattutto per quanto riguarda le donne, diciamo che è molto importante anche imparare le donne a, diciamo, a gestire, ad esempio, il sedersi. Quando vi sedete vicino a una persona che vi interessa, quando vi sedete vicino a una persona che vi interessa, è importante mai sedersi di fronte, ma sempre sedersi di fianco. Di fianco all'interlocutore che vi interessa e mai di fronte. Perché intanto sedersi di fronte rappresenta, nell'ambito della seduzione, una sfida. Se tu ti sei di fianco, se sei seduto di fianco a una persona, l'ideale sarebbe seduto di fianco in modo tale che tu puoi guardare, in modo tale che tu sei messo in questa posizione, cioè in questa posizione che tu puoi guardare, l'altra persona per guardare te deve girare la testa, perché lo fai, diciamo, beh, si può anche cenare seduto di fianco, basta che nel tavolino, metti il tavolino di fronte, metti qualcosa e si può fare tranquillamente, perché tu hai sotto controllo, diciamo, hai sotto controllo la parte, puoi guardare la persona, riesci a controllarla e se riesci a metterla in posizione un po' di scomodità, che deve un po' girarsi per controllare, questo è molto meglio. Eviti di innescare dei meccanismi volontari di scontro o di antagonismo e vai ad avere, diciamo, il controllo, diciamo, vai ad avere il controllo sulla persona. Tra l'altro, è molto importante anche imparare. Quando interagisci, diciamo, è molto importante quando interagisci con le persone, è molto importante imparare, diciamo, a, come possiamo dire, ripetere spesso i concetti, non perché deve sembrare che tu c'hai l'Alzheimer, ma il concetto che tu vuoi farlo passare. Grazie Vindreams, grazie anche a Rosy. Il concetto che devi far passare è un concetto che deve essere ripetuto. Ripetere qualche cosa, beh, d'altra parte la pubblicità ci ha insegnato che la ripetita iuvant, no? È molto importante per le persone imparare delle parafrasi diverse, cioè esprimere lo stesso concetto in modalità diversa. Ad esempio, quello che io suggerisco è dare tre mani di vernice, ripetere un concetto, ad esempio, in chiave visiva, utilizzando prevalentemente parole visive, poi la seconda mano di vernice è ripetere la stessa cosa in chiave uditiva e poi in chiave cinestesica, perché la chiave giusta sarà una delle tre, ma talvolta può essere anche la combinazione delle due. Ma intanto per il nostro inconscio non importa dire sempre le cose giuste o fare le cose giuste, è importante fare anche le cose giuste. Quindi la seduzione ha un grande vantaggio che non ci richiede di fare esclusivamente le cose giuste, ma ci richiede di fare anche le cose giuste. Perché è come dire, se su un piatto, diciamo, io servo patate, servo la patata e il pisello, beh, ognuno poi si prenderà, chi vuole la patata si prende la patata, chi vuole il pisello si prende il pisello, no? Io ti servo questo piatto di verdure e tu puoi scegliere la patata o il pisello, ma io nel piatto metto sia patata che pisello. Perché in linea di principio non è che posso sapere subito se tu preferisci la patata e se la preferisci, diciamo, un po' raggrinzita, oppure preferisci, diciamo, come si chiamano, le patate nostrane, no?
C'è quello che preferisce la patata un po' raggrinzita, c'è quello che invece la patata la preferisce liscia, molto liscia, e insomma ci sono varie forme di patata, perché come dire, tu metti quella che può essere più utile per te, come anche i piselli, no? Ci sono tante, tante tipologie, ma è importante che poi sia l'altra persona a scegliere, tu offri diverse possibilità e sarà l'altra persona, a venire. Esatto, c'è anche la patata novella, esattamente, la patata novella dovrebbe essere più buona fondamentalmente della patata, quella stantia, quella raggrinzita, no? Quindi suggeriamo le patate novelle fondamentalmente, però c'è quella che sceglie il pisellino, il pisello, quello lì, come si chiama, quello un po' più lungo, con tanti semi dentro, insomma, ognuno sceglie il suo. E quindi noi dobbiamo presentare su un piatto diverse possibilità. Quindi, prima di tutto, fate una passata visiva, poi fate una passata uditiva e poi fate una passata cinestesica. Se gliele passate tutte e tre, la persona si sceglierà quella che vuole fondamentalmente, no? Si sceglierà quella che vuole. E quindi ripetete i concetti, non state a non ripetere i concetti, è fondamentale ripetere i concetti. Poi è anche importante fare un po' di love bombing, perché love bombing aiuta, diciamo, nella seduzione, aiuta molto nella seduzione. Intanto saluto anche Andrea Giovani. All'inizio, perché è spiazzato un po' la persona, uno dice, vabbè, ma devi creare simpatia ed empatia, perché sapete che il livello di coinvolgimento parte dalla simpatia, poi c'è neutro, poi c'è la simpatia, l'empatia, l'affinità elettiva, poi c'è la simbiosi e poi per finire c'è il plagio. Ovviamente il plagio è eccessivo perché sono quegli attaccamenti morbosi. Anche la simbiosi nelle relazioni poi non va bene, bisogna venire, diciamo, a un livello più basso, e il livello giusto è quello dell'affinità elettiva, cioè due persone sono in stretto collegamento, diciamo così, se vogliamo, quando sono sullo stesso livello, sulla stessa sequenza, sulla stessa lunghezza, perché la lunghezza da quel punto di vista lì è importante, no? Un'idea, un fatto può essere più lungo, può essere più corto, ma non è tanto importante se è lungo o corto, è importante che sia, diciamo, adeguato al ricevente fondamentalmente. Quindi noi dobbiamo imparare a creare empatia, prima simpatia, poi empatia. E per creare empatia e simpatia possiamo ottenere tranquillamente empatia e simpatia attraverso, ad esempio, un complimento. Quindi un complimento però che non deve mai sembrare, diciamo, non deve mai suonare come falso o come fuori luogo. Dobbiamo imparare a fare magari un commento sull'aspetto fisico della persona, una lusinga magari sul suo operato. Questo va anche a, diciamo, gestire nel modo migliore, diciamo così, la sfera logico-razionale. Questa è un'altra strategia molto importante per sedurre, per conquistare. La parola è fondamentale.